La nostra troupe va questa volta alla scoperta di un percorso storico conosciuto oggi come Dürerweg. Coincidente in alcuni tratti con il sentiero europeo E5, il sentiero del Dürer fa rivivere, a chi lo percorre, le emozionanti scoperte paesaggistiche dei viandanti di un tempo. I luoghi che Albrecht Dürer, il grande pittore rinascimentale tedesco, attraversò, sono visibili oggi come allora grazie alle numerose testimonianze che il Dürer stesso lasciò con i suoi acquerelli. Il sentiero è praticabile tutto l'anno, è lungo circa 30-40 km, da percorrere in 8 tappe, facili o di media difficoltà. Punto di partenza del sentiero del Dürer è il Klösterle di San Floriano di Laghetti di Egna. L'antico ospizio fu costruito nel XII secolo per l'accoglienza dei viandanti. Si tratta di una costruzione romanica straordinariamente conservata. Alla fine del XIII secolo il Klösterle perdette ben presto la sua funzione perché molti viandanti preferivano sempre di più gli alberghi dislocati nello splendido centro storico di Egna, dove molto probabilmente ha soggiornato anche il Dürer. Il Klösterle e le rovine romane Domus Mansia di Egna sono una rara testimonianza delle stazioni stradali a sostegno degli antichi viaggiatori europei. Dal Klösterle inizia un sentiero nel bosco che vi porterà fino a Laghetti, seguendo la segnaletica del sentiero del Dürer. Noi però decidiamo di fare prima una visita alla vicinissima chiesa di San Floriano. Anche la chiesa di San Floriano si trova a Laghetti, frazione di Egna. La sua importanza storica risiede nel fatto che si tratta di una delle pochissime chiese dell'Alto Adige ad essersi mantenuta nel suo originario aspetto romanico, senza subire interventi né in età gotica né successivamente. La parte inferiore della navata conserva ancora l'antica struttura, a cui fu poi aggiunto una sorta di quadro rialzato che doveva probabilmente servire per una successiva cupola. Risale al XII secolo l'aggiunta di un'abside circolare e fregi molto interessanti. Da San Floriano ci avviamo verso Laghetti di Egna. Benvenuti a Laghetti di Egna. Qui siamo nella piazza Albrecht Dürer, da dove parte il sentiero del Dürer. Adesso noi andiamo in piazza Libertà a vedere dei reperti che rischiavano di essere dimenticati. Il Sas della Resson, rara pietra del giudizio, testimonia un'antica tradizione giuridica dei Germani. Qui si tenevano le periodiche riunioni delle comunità per le questioni giuridiche minori. Il pozzo a carrucola fu realizzato con grandi sacrifici nel 1580, utilizzato nel corso di 3 secoli per soddisfare i bisogni di tutto il paese e dei viandanti lungo la strada del Brennero. Il Dürer, dopo aver probabilmente sostato al Klösterle di San Floriano, dalla piazza di Laghetti deviò lungo il sentiero per pochi. Questa prima tappa del sentiero del Dürer porta attraverso un bosco di latifoglie sopra la Bassa Tesina. Lungo il sentiero del Dürer, a pochi di Salorno, si arriva al Giardino delle Sculture, uno spazio espositivo in mezzo alla natura. Non un giardino, ma un pezzo di bosco e qualche pendio erboso nel quale è possibile ammirare circa 500 opere in bronzo, marmo o ceramica dell'artista altoatesina Siglinge Taz Borgogno. Il giardino è sempre accessibile, in estate e in inverno, 24 ore su 24. Libertà, pace, amore e armonia caratterizzano l'esposizione delle interessanti opere, adatta a tutti coloro che amano il felice connubio tra arte e natura. Da 50 anni che amo Dürer, da 50 anni lavoro sul mio giardino di scultura e sono così felice quando gente che ammira il sentiero di Dürer passa qui da me. Il tema che è più caro a Siglinge è quello della donna. Se si osserva con un po' di attenzione, il giardino delle sculture evidenzia una chiara evoluzione del ruolo della donna, ad iniziare dai primi lavori rispetto a quelli più recenti. Mentre le prime donne sono strettamente saldate al suolo, legate alla madre terra, le ultime figure mostrano donne più libere, indipendenti e consapevoli della loro forza e del loro ruolo. Siglinge è stata molto ospitale e al termine della nostra visita si rimette all'opera con una scultura in pietra davanti alla sua residenza a pochi di Salorno. Il territorio attraversato dal sentiero del Dürer abbraccia 2 delle 3 regioni dell'Euregio, ovvero la provincia di Bolzano e quella di Trento. Il
Il sentiero si snoda nei paesi, nelle valli e nei boschi, si estende dal Clusterlé di San Floriano alle piramidi di Segonzano, dalla Bassa Tesina alla Val di Cembra. Nel prossimo video vi porteremo a scoprire le tappe in Trentino. Arrivederci al prossimo luogo del mese.